Diego Fusaro. Si guadagna da vivere insegnando filosofia all'Università San Raffaele di Milano. È famoso per essere l'intellettuale dissidente che conquista il pubblico femminile e il suo peggiore nemico che continua a nascondersi dietro la formula "ce lo chiede l'Europa". Ma bisogna soffermare l'attenzione su un aspetto che è passato inosservato, cioè la formula che ha usato Renzi: i poteri forti vogliono sostituirmi. È una formula in cui per la prima volta probabilmente Renzi è onesto e sincero, perché effettivamente è così, ma quel non detto che c'è nella frase è che vogliono sostituirlo, ma sono gli stessi che l'hanno messo lì. Questo è il punto fondamentale. Bisogna pensare l'impensato. L'hanno messo e ora vogliono sostituirlo. Direi di più. Chi di rottamazione, vorrei però finire l'argomento, chiedo scusa. Chi di rottamazione ferisce, di rottamazione perisce. Cioè, appunto, bisogna tenere presente che la finanza, i poteri forti, le banche, la dittatura eurocratica hanno una particolare astuzia della finanza, la chiamerò così, con la quale, dopo che posizionano i loro uomini privi di ogni mandato democratico, Monti, Letta e Renzi, dopo che hanno svolto il loro compito, vengono abbandonati al loro destino. Proprio quindi quando tu pensi che comunque i poteri forti in qualche modo hanno assecondato Renzi in questa manovra di palazzo. Ma questi politici, in particolare Monti, che è continuazione dell'economia con altri mezzi, Renzi... Letta era un po' più uomo di potere rispetto a Renzi. Beh, sono ugual, dal mio punto di vista sono ugualmente camerieri delle banche e della finanza. Sono lì messi dal potere forte. La politica oggi in Italia e negli altri paesi sventurati interni alla dittatura europea sono totalmente privati di ogni possibilità di azione per il fatto che è svuotata dall'interno la politica tramite la dittatura della finanza, che fa sì che questi uomini messi dai poteri forti siano pura continuazione dell'economia Sentiamo e della Renzi. Finanza con altri mezzi. Renzi in verità è un politico puro e sta ripristinando nel, senso che non ha fatto altro nella vita. Tant'è che sono tutti terrorizzati dalle elezioni. Sai dove che sbagli? Quando dici che quindi, la politica Renzi è un uomo c'è politico. Una novità politica è gestione dell'economia, è disciplinamento dell'economia, non è pura continuazione dell'economia. Quello è il punto fondamentale. Lui sta facendo gli interessi del capitale, della finanza. Dopo discutiamo, sta distruggendo il lavoro. Visto che vi state scaldando, microfono in mano, voglio il microfono in mano. Ma intanto mi preme dire il fatto che qui non c'è una divergenza di vedute sul da fare, mi sembra uno scontro fra elite che vogliono prendere il sopravvento ma per fare le stesse cose, questa è la cosa fondamentale. No, quelli che voi chiamavate con sospetto i poteri forti, con un termine così un po' evocativo, esoterico, io lo chiamo con il vecchio ma termine capitale, è il capitale che sta facendo disastro, legge, a sinistra come a destra emerge un unico messaggio: distruggiamo il lavoro, imponiamo il neoliberismo, ammazziamo lo Stato nazionale, imponiamo il dominio della finanza. Questo è il punto fondamentale. Io sarò antiquato nel mio modo di vedere, ma il conflitto è sempre capitale e lavoro, e ora sta dominando il capitale su tutto il fronte. Non è vero che non c'è più lo scontro di classe, c'è come massacro di classe in cui il PD si è riorientato tutto dalla parte del capitale contro il lavoro. Questa è la vergogna. La sinistra non è più rappresentata dal quarto Stato di Pellizza da Volpedo, ma se io penso alla sinistra mi viene in mente l'urlo di Munch, no? L'urlo spaventato. No, io difendo il lavoro, carissimo. Allo 0,1 quello che voi avete rischiato, voi avete tradito i lavoratori, la nazione italiana avete tradito, questo è il problema. È uomo del porto, è un uomo di porto. Siete euroservi e filoatlantisti. Euroservi e filoatlantisti. Ma per favore. Siete maggiordomi della finanza. Tu, come tanti altri che parlano di lavoro, non hai mai visto una fabbrica, non hai mai stretto la mano al lavoratore, non sai neanche come vivono. Non sai neanche come vivono i lavoratori. Parli dei lavoratori senza conoscerli. Parli delle fabbriche senza averci mai messo in piedi. Ma tu che ne sai? Altro che. Altro che. Guarda, questo è l'attacco ad personam di chi non ha argomenti razionali. Di teoria ne abbiamo avuta già troppa, di teoria ne abbiamo avuta già troppa. Avete tradito la nazione italiana e i lavoratori. Bisogna dire una cosa. Gramsci si ribalta, mentre Gramsci è morto in carcere, si è fatto i matrimoni con la finanza. Allora, cammina. Dopo però voglio sentire qualcuno a sinistra. Non è morto. Sta dicendo le stesse cose. Siamo abituati a pensare che i totalitarismi siano sempre solo quelli del passato, ma io pongo questa domanda. Quale totalitarismo rosso o nero sarebbe riuscito a piazzare nelle tasche di tutti i suoi sudditi un iPhone?
Nessuno, evidentemente, ci sarebbe sempre stato il dissidente. Questo è un totalitarismo che opera sulle coscienze ancor prima che sui corpi e che produce queste file di singoli atomi che inseguono il culto della forma merce pur non avendo uno stipendio, come nel caso testimoniato, pur di avere l'ultimo modello, no? La religione della merce perfetta, questo iPhone 4, 5, 6, cioè, questa è l'alienazione, seguire la religione frontiera della forma merce. Per cui questa è la situazione fotografata, no? Siamo disintegrati nella struttura perché non abbiamo il posto di lavoro, siamo a tempo precario, ma siamo integrati nella sovrastruttura perché siamo bloccati in questa ideologia della forma merce continua. È assolutamente sintomatico della società contemporanea. E questo è il guaio. Ma è quello il dramma. Allora, è un totalizzato. Siamo in una gabbia che amiamo perché non riusciamo a vedere che c'è un mondo fuori quello da questa gabbia. Quello che io penso è che farne. Perché state tutti dalla stanno parte facendo dei ceti gli alti sforzi per ridare potere d'acquisto ai ceti medio-bassi, per far ripartire per fargli i consumi, avere l'iPhone, perché così altrimenti li possono licenziare il lavoro nelle aziende non si crea. Il lavoro così, nelle aziende non così si possono crea, comprare e sono le aziende che e venire licenziati lavoro con un SMS. Non lo crei tu il lavoro con le tue. Non lo così crei li licenziamo con un SMS tutti c'entra? E la sinistra ma ha fatto il compimento. Ma con che faccia potete guardare lavora con la tecnologia? Ma con che faccia cosa potete c'entra vedere il vostro passato? Ma cosa resta di Gramsci e di Marx? Ma di che mondo stai parlando? Io parlo del mondo in cui credo, dei valori. Io ho dei valori, saranno sbagliati, ma ho dei valori. Voi siete dei nichilisti dalla parte della finanza. Allora, riabbassiamo un dramma epocale questo. Allora,